Ben ritrovati in diretta. Andiamo a collegarci con il nostro prossimo ospite, in collegamento con noi. Saluto Roberto Grasso, amministratore delegato di DAS Tutela Legale, che in questi giorni promuove lo sportello legale gratuito. Adesso andremo a fare il punto. Ecco, lo vedo anche collegamento. Buongiorno, buongiorno dottor Grasso. Buongiorno, buongiorno a lei. Bene, Come sta? bene, bisogna in questo momento avere grande energia e per cui essere molto positivi, anche se diciamo, tutto quello che ci circonda non è proprio così, diciamo, sereno. Però noi ci crediamo che questa cosa ripassi velocemente e per cui anche questa iniziativa va in questa direzione. Ecco, intanto voglio, ecco, ricordare ai nostri telespettatori, quando parliamo di DAS, parliamo di uno tra i più importanti brand internazionali nel settore delle assicurazioni di tutela legale. La compagnia, con oltre 10 milioni di clienti, è presente in più di 10 paesi e ha una raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro. È fondata nel 1959, si è specializzata nella gestione stragiudiziale della vertenza, mettendo in contatto le parti, promuovendo la conciliazione e la mediazione, ricercando di volta in volta la soluzione che coniughi le legittime aspettative di legalità del cliente con le complessità normative burocratiche di amministrazione della giustizia. Come diceva, in questi giorni DAS promuove lo sportello legale per enti e imprese. Come è nata questa idea? Allora, grazie innanzitutto della sua presentazione che diciamo che mi dà anche così, ecco, quello spunto proprio per parlare di questa iniziativa. Come le ha detto lei prima, noi cerchiamo comunque di dare a tutti i nostri clienti un servizio diciamo, sulle controversie. Tutto parte da un servizio di consulenza legale telefonica che da noi si chiama ConsulDAS. È un numero verde che ricordo che è l'800 84 90 90, dove tutti i nostri clienti possono chiamare per avere una consulenza, diciamo, legale. Per cui da qui nasce, ecco, l'idea, ecco, insieme al nostro partner che è 4C Legal, di dire: ma perché non sfruttiamo già un servizio che diamo ai nostri clienti, eccoli, per poterlo, diciamo, estendere gratuitamente ad imprese, enti e professionisti. Per cui ci siamo avvalsi Sì. diciamo, di questo team di avvocati, che ringrazio perché sono avvocati che gratuitamente mettono a disposizione con le loro competenze e la loro professionalità, ecco, a favore di tutti i possibili nostri interlocutori in questo periodo. Ecco, come vogliamo dire, dottor Grasso, come funziona esattamente il servizio? Guardi, è molto semplice, il cliente chiama il numero verde, ecco, c'è un team di DAS di 4C Legal che gestisce la richiesta, e viene compilato un form, viene individuato, cosa importantissima, lo specialista, il professionista specialista per il caso specifico, ecco, più, diciamo, possibilmente più vicino diciamo, ecco, dove è ubicato il cliente. Ecco, il cliente verrà contattato e verrà gestita con la consulenza o tramite telefono o attraverso una conferenza video, per cui molto, ma molto semplice. Qual è il bacino di utenza e a chi è rivolto? Guardi, allora, noi siamo partiti sul mondo degli enti, delle PMI e dei professionisti, ma abbiamo gestito in questi giorni anche dei privati che hanno chiamato, che abbiamo comunque gestito ugualmente, ecco, le consulenze. Possono accedere quindi tutti o solo i vostri clienti? No, questa è la grande novità di questo sportello legale gratuito, perché i nostri clienti ci possono comunque normalmente già diciamo, accedere. Questa novità è che noi in questo momento, per fronteggiare con le problematiche, ecco, specialmente delle PMI, dei professionisti sugli impatti del coronavirus, abbiamo deciso di aprirlo. Chiunque, qualunque PMI in Italia, qualunque professionista, qualunque ente ha necessità, ecco, di avere un confronto di natura legale inerente agli impatti del Covid-19, può chiamare il nostro numero verde. Ecco, quali ci sono delle tematiche legali su cui fornirete un particolare supporto?
Ah, guardi, direi che in questi giorni, ecco, le tematiche più importanti sono nell'ambito del diritto del lavoro, chiaramente per cui obblighi del datore di lavoro, il diritto dei lavoratori, per cui permessi, congedi, ecco, la possibilità per le imprese di avere, ecco, la cassa integrazione, il tema dei licenziamenti, il tema del lavoro, ecco, da remoto, perché sono Quindi smart lo work. smart working e telelavoro, quindi anche. Sì. Una cosa importante che sarà uno degli elementi più critici nelle prossime settimane, che già oggi è molto viva, è tutto il tema del diritto civile, per cui il tema delle sospensioni dei pagamenti, ecco la sorte di tutti i contratti inadempiuti. Pensate quante situazioni, oggi quante di queste situazioni oggi sono comunque in piedi. E di conseguenza, per cui avere un qualcuno che ti dà una mano nel capire che cosa puoi fare, ecco, sicuramente è molto utile. Poi c'è anche qualcosa sul diritto processuale, per cui con la sorte dei processi pendenti, come comportarsi, perché, come sapete, molti tribunali hanno chiuso e di conseguenza ci sono, ecco, le parecchie, diciamo, incognite. Ecco, tutto questo è solo un esempio delle cose più richieste, però Quali sono le principali richieste che al momento vi sono pervenute? detto, il tema del diritto del lavoro, per cui è tutta la parte del diritto, ecco, civile, specialmente sulla parte contrattuale. Da quando è aperto questo sportello? Siamo aperto da lunedì, ecco, grazie a voi e grazie anche a tutti gli organi, ecco, di stampa che stanno riprovando, ecco, questa, ecco, iniziativa. Stiamo comunque, ecco, iniziando a ricevere abbastanza telefonate. Questa iniziativa rientra nel piano di iniziative e azioni con hashtag Insieme Generiamo Fiducia a supporto dell'ecosistema di stakeholder di Generali, perché ecco, DAS fa parte del gruppo Generali Italia, per superare l'emergenza Covid-19, corretto? Assolutamente sì, diciamo che l'obiettivo del gruppo è quello di essere il punto di riferimento per il proprio ecosistema di stakeholder. Vogliamo generare fiducia, questo è molto importante, assieme ai nostri clienti, a tutti i nostri colleghi, agli agenti che sono ancora in prima linea, i fornitori, le istituzioni, le comunità, ecco, mettere a disposizione con la nostra competenza, ecco, fornendo soluzioni concrete ed immediate per superare questo momento di crisi, ma soprattutto per prepararci insieme alla fase di ripresa. Ed è qui che nasce hashtag Insieme Generiamo Fiducia, che nasce proprio per quello, per diffondere fiducia alle persone attraverso una serie di iniziative che avete letto in questi giorni da tutte le società del gruppo, eccoli, tra cui anche lo sportello legale e quelli di DAS, sempre nell'ottica di essere, ecco, partner di vita delle persone e delle imprese. Ecco, questo è un po' il nostro pensiero. Ecco, in questo delicatissimo momento il mondo assicurativo è in prima linea. Ecco, a livello di gruppo, qual è l'obiettivo che vi state ponendo? Quello che dicevo prima, essere il punto di riferimento per tutto il nostro ecosistema, per cui per i nostri clienti, il personale, per gli agenti, cercando di mantenere sempre alto il morale se possiamo e cercando di mettere a disposizione delle persone le nostre competenze. Questo è quello che vogliamo fare. Allora, Grasso, ricordiamo come accedere a questo servizio. Semplicemente chiamare il numero verde 800 84 90 90, lo sportello gratuito di DAS in collaborazione con Forsi Legal. È semplice, il cliente chiama il numero verde, un team di persone, ecco, gestiranno con la richiesta, compilando un form, il cliente verrà richiamato e verrà gestita la consulenza legale con una video o al telefono. Ecco, una cosa importante, ecco, alla fine poi noi manderemo un questionario di gradimento a queste persone, anche per capire se siamo quelli riusciti veramente a dargli una mano in questo momento molto complesso. Io allora la ringrazio, grazie a Roberto Grasso, amministratore delegato di DAS Tutela Legale, per essere stato con noi. Grazie, buon proseguimento di giornata Giornata, e buona grazie. festa del papà, non so se ha Ah, la figli. ringrazio, molto gentile, anche allora a tutti i papà che sono in ascolto. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.